La nostra azienda è nata oltre 20 anni fa, nel lontano 1996, a Solofra. È stata creata a carattere familiare, un'azienda artigianale dove ha dato sempre attenzione al prodotto artigianale. Per arrivare al confezionamento di un capo in pelle sono diversi i passaggi da eseguire. Primo tra tutti il taglio del pellame. Questo avviene rigorosamente a mano e ovviamente dopo la scelta accurata della tipologia di pelle considerata e dopo aver stabilito il design con il supporto delle modelliste e dei cartamodello da loro realizzati. Il taglio avviene su di un tavolo inclinato che agevola la stenditura della pelle, facilitando così lo stesso artigiano nell'individuazione di eventuali difetti che la materia prima potrebbe presentare. Si passa poi alla preparazione del capo a banco che definisce per così dire il tracciato da seguire grazie all'utilizzo di un martellino che fissa la colla nelle piegature che verranno poi ben schiacciate e passate alla macchina, ultima tappa grazie alla quale si procede all'assemblaggio di tutti i pezzi. La fodera, ossia il rivestimento interno del capo, è soggetta al medesimo processo. In questo caso però il banco da lavoro sarà piano e ci si avvarrà di gessetto, forbici oppure taglierina. Nella rifinitura dell'elaborato ritroviamo poi l'applicazione di ciappe e cerniere. Nel 2015 è stata apportata alla nostra azienda un'azienda parallela. È nata la Michelangelo SRL, è un'azienda che è stata ovviamente con l'evolgersi del sistema e-commerce, delle vendite online, della digitalizzazione, è stata creata apposta per inserire la nostra artigianalità nel mondo digitale. Nello stesso tempo, parallelamente, vengono effettuate fiere su tutto il territorio nazionale, ma anche all'estero, per poter far conoscere e toccare con mano i nostri prodotti. Oltre a vendergli il capo, all'interno dei nostri capi le nostre etichette sono già predisposte con una digitalizzazione, c'è un QR code, c'è un FNC al quale, avvicinando lo smartphone, il telefonino, che ovviamente oggi tutti posseggono un telefonino, si può indirizzare attraverso l'etichetta, che ovviamente rimane a vita all'interno di un capo, si può indirizzare il cliente sul nostro sito. Quindi diamo assistenza a vita. Lo step conclusivo sarà lo stiraggio, che può essere di due tipi, manuale o meccanico, ossia su di un manichino. E anche in questo caso la scelta dipenderà dal prodotto trattato.